Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Continuiamo il nostro Lego Jurassic Vuoi imparare qualcosa World. Di nuovo? Sarò lieto di aiutare. L'edificio operativo si trova proprio qua giù, a circa 1,5 miglia dalla base di questi scogli. Li lasciamo dormire ancora un'ora e poi andiamo. Ok. Oh, no. Vediamo un po' la nostra terza missione. Che cosa ci aspetta? Che cos'è? Cosa? Non scappate! E abbiamo il nostro bel T-Rex. E naturalmente, mamma mia ragazzi, dobbiamo scappare dal T-Rex. Vai Sara. Veramente belli questi pezzi qua. Guardate anche quanti siamo, siamo in massa. La corsa in massa, la maratona. Se vedete, pian piano stanno diminuendo, Vedete? Stanno diminuendo. Sono sempre di meno. Lui è, sì, è il sudamericano che muore. Ok, dai. Ok, e rimangono soltanto loro. Ok. Wow. Mamma mia. Dai. Gli ho preso anche un mini kit. Ed entriamo nella nostra grotta. E naturalmente non c'è. Ma lui vede il serpente. Si spaventa del serpente. E scappa. Piuttosto che. Vabbè. Ma è il nostro Ian. E qui vediamo gli altri. Che ancora. È la famosa frase. Non nell'erba alta. E abbiamo i raptor che. E naturalmente non fanno vedere che li mangiano. E però. Cosa? Ah. La partita di pallone. Ok, e qui. Ehi. Guardate, lo zaino di Ageri. Correte. Dobbiamo cercare di capire un po' dove dobbiamo andare. E poi ci sono, è pieno di Comsognatus, come potete vedere. Vabbè, ce n'erano tre, vediamo un po' qua. Ok, entriamo nella cacca. Ok. Anzi, alzo un po' il volume perché. Ok. E abbiamo il velociraptor che insegue il nostro tagliaerba. Ok. Qua bisogna usare qualcuno che scava, ma qua mi sa che non c'è infatti nessuno che scava. Quindi andiamo avanti. Qui è appena passato un velociraptor. Ok. E qui. Ecco, un velociraptor perché ci ha attaccato. Vai Sara. Tenta. Ok. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qua serve il nostro Nick Van Owen. Ok, e passiamo di qua. Qui abbiamo dei, non mi ricordo come si chiamano, ah, i dilophosauri, credo. Ok. Qui servono le ragazze, mi sa. Smettila! Pensavo che fosse un veloce
Sì. Ok, montiamo questo aggeggio per poter far passare anche loro. Ok. Ok, cosa abbiamo liberato? Ah, dei com sognatus. Qua abbiamo una piantina, non possiamo fare niente. Foto. Cosa? Ok, uno su 5. Ah, ne dobbiamo liberare. Ok, dobbiamo cercare di liberarlo senza farci vedere. No, serve. Dov'è? Lei. Vai Sara, ti devi tuffare nella cacca. Ok, vediamo un po' che cosa troviamo nella cacca di dinosauro. Nella cacca troviamo, mi sa, un veicolo. Sì. Perché c'è il vetro. No, non c'è il vetro. Il furgoncino dei gelati con la suoneria del Jurassic Park. Ok, ne abbiamo salvati altri due. Ecco, ancora un velociraptor che ci attacca. Aia. Vai Sara. Davvero aggressiva anche lei. Qua bisogna montare qualcosa? No. Ma qua serve la ragazzina. Eccola qua. Ecco che non mi fa uccidere però. Ecco allora. Stupido dilofosauro. Ok. E dal vetro della macchina è uscito questo. Un hamburger molla. Che... eccolo qua, per distrarre il nostro raptor. Ok. Cosa? Ok. Andiamo avanti. Andiamo avanti, avanti. Cosa? Ah, qui il nostro... questo adesso invece di... il nostro raptor insegue il nostro tagliaerba. Ok, qua abbiamo... cosa? Cosa? Ok, vabbè. Adesso ne abbiamo liberato un altro. Ok. E qua andiamo giù, non so dove. Cosa? Dicono che il centro comunicazioni è nell'edificio operativo. Perciò vado avanti e mando un messaggio radio, ok? Ci vediamo lì. Aspettaci. Ogni secondo conta, si accomodi. Chi pensa di farcela? Ok. La preda. Livello completato. Pensavo fosse più lungo, invece è già finito. Questa era la terza missione. Era la terza mission di The Lost World. Ok. Io ho preso un mini kit, vabbè. Vediamo un po'. Carter, quello che viene spiaccicato dal T-Rex. Robert Burke, meccanico della Ingen.
Peter Ludlow. Poi Sloan Snagger da caccia. La Ressor da caccia. Ok, continuiamo la nostra storia. Ok, allora vediamo un po' qua. La missione è lì. Però no, lo faccio la prossima volta perché comunque sono già 11 minuti. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questa terza missione. E niente, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi.